Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video delle letture fatte a luglio. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina perché in questo modo mi supportate, mi aiutate a crescere e non vi perdete i miei prossimi video. Inoltre tutti i libri che vi citerò in questo video li troverete linkati giù nell'info box con un link affiliato ad Amazon. Acquistando qualcosa utilizzando uno di questi link affiliati mi aiuterà a crescere perché io avrò una piccola commissione dai vostri ordini, ma voi non avrete nessun sovrapprezzo, quindi io in questo modo mi supportate e io riesco a portare dei nuovi contenuti su questo canale. Detto questo, voglio partire con il primo libro, che in realtà è stato l'ultima lettura di luglio perché l'ho finito ieri, l'ho iniziato, praticamente l'ho letto in una giornata, e si tratta dell'ultimo volume della saga S The Reset di Donatella Tamburini. Questo appunto è l'ultimo volume ed è Il giorno della libertà. Ho letto tutti i libri della saga grazie a Donatella, che mi ha omaggiato di questi libri in digitale, mentre l'ultimo me l'ha inviato appunto in cartaceo. La saga è composta da una trilogia e anche un prequel. Li ho letti tutti e mi sono piaciuti tutti quanti. Allora, di questo libro mi piace moltissimo il fatto che la copertina sia un po' tipo gommatina, è una cosa che a me piace moltissimo, il libro è fatto così. Una cosa che però non mi piace molto di questo libro è il fatto che le pagine non hanno il numero, però vabbè, detto questo, un piccolo... una piccola osservazione. Allora, questo è l'ultimo libro, non vi sto a dire la trama dell'ultimo libro perché sarebbe spoiler, comunque trovate tutte le recensioni degli altri libri nei vari wrap-up. Tratta di una saga distopica fantasy young adult che mi è piaciuta moltissimo. Nel primo libro troviamo appunto Nicholas che non ha memoria, non si ricorda assolutamente niente, si sveglia appunto senza ricordi in un posto dove ci sono queste persone molto malate e scopre che il mondo è stato praticamente decimato da un'epidemia. Siamo nell'anno 2104 e appunto Nicholas ricorda solamente il suo nome e scoprirà appunto che il futuro dell'umanità in qualche modo è nelle sue mani, e quindi così si svolge questa saga. Nel prequel invece scopriamo come ha avuto inizio il tutto, come ha avuto inizio questa malattia che si è diffusa, e mi è piaciuto anche quello. Cosa c'è da dire in generale di questa saga? Che intanto la scrittura di Donatella va migliorando. Il primo libro, che mi è piaciuto molto, è un libro godibile, sono tutti libri godibili, io li ho letti veramente tutti in una giornata. La scrittura però si vedeva che era un pochino acerba, nonostante questo la lettura procede scorrevole. Nei libri successivi invece si nota proprio un miglioramento dell'autrice, e questa è una cosa che a me è piaciuta molto, apprezzo molto, perché ho proprio visto una crescita della scrittrice, così come ho visto anche una crescita dei vari personaggi che sono all'interno di questo libro. Altra cosa che mi viene in mente pensando a questa saga è il fatto che Donatella è bravissima nei colpi di scena, soprattutto nel libro precedente a questo qua. I colpi di scena si susseguono uno dietro l'altro e rimani sempre a bocca aperta, sbalordito, non te li aspetti, ti chiedi come allora andrà avanti la storia, e questo mi piace moltissimo, mi è piaciuto veramente tanto, è una buona serie distopica e che assolutamente vi consiglio. Un altro libro che ho letto e che devo dire mi è piaciuto è Breve come la notte, una collaborazione in digitale, un libro scritto da Alessia Malvestio e Michele Boschiero. È appunto un libro scritto a quattro mani, è la storia di Irene, che è una ragazza come tante, che è fidanzata con Riccardo. Il suo sogno è quello di diventare appunto pasticcera. Però abbiamo il ritorno del suo ex Andrea, che porterà scompiglio nella sua vita, e Irene dovrà poi capire
di chi può fidarsi. La trama del libro più o meno è questo. È un libro che, devo dire, non mi ha presa da subito. Le prime 50-80 pagine non sono riuscita ad entrare veramente nella storia. Poi però è successo, sono riuscita appunto ad entrare in questa storia e sono riuscita ad apprezzare il libro. È un romanzo, appunto, come vi dicevo, scritto a quattro mani, ma le due penne si fondono in maniera perfetta e quindi sembra quasi un romanzo scritto da una sola persona. È un libro che tratta temi delicati come ad esempio le relazioni tossiche e la violenza psicologica e fisica, anche se devo dire che non lo tratta in maniera pesante, ma si riesce comunque a leggere senza appunto avere questa pesantezza di questi temi importanti. Sono appunto dei temi ben sviluppati e fanno sembrare reali questi personaggi. Personaggi ben caratterizzati, Irene è la ragazza buona e generosa, che appunto si va ad annullare sempre per gli altri e mi è piaciuto il fatto che, nonostante tutto quello che lei ha subito e quello che lei ha fatto in passato, cerchi in qualche modo di riscattarsi e di far esaudire i suoi sogni, e questo è un aspetto che ho apprezzato molto di Irene. Appunto, è un romanzo dove non vengono raccontati quegli amori sdolcinati, ma appunto quegli amori violenti, quegli amori sbagliati in qualche modo. E, se vi piace il genere, è assolutamente un libro da leggere. Altro libro che ho letto è Nadir. Nadir è un libro scritto da Antonella Rossi e edito BookaBook. È un libro particolare. È un libro particolare che mi è piaciuto, a iniziare dalla copertina che mi ha attirato da subito, per poi appunto la trama, la storia. Di che cosa parla Nadir? Allora, Nadir è una ragazza di 23 anni ed è stata abbandonata dai suoi genitori quando era ancora in fasce, quindi è una ragazza che è stata adottata. È una ragazza che è particolare perché ha gli occhi di colori diversi. E Nadir inizia il tirocinio come biologa nel reparto di genetica dell'ospedale e questo tirocinio l'aiuterà a far luce su se stessa e sulla sua storia e anche sulla difficoltà a tenere a bada la rabbia, perché lei ha questo problema, non riesce appunto a tenere a bada la rabbia e lei fa un test per appunto scoprire le sue origini. Da questo test vengono fuori varie cose che non vi sto a raccontare perché altrimenti vi perdete tutta la bellezza del libro. Allora, è una scrittura questa di Nadir, di questo libro, molto scorrevole e ho trovato questa trama originale e particolare. È un romanzo dove appunto si fondono leggenda, scienza, sovrannaturale. Tutte queste cose sono avvolte da un alone di mistero, perché il lettore si chiede il perché, il per come di tutte le cose della storia di Nadir, se alcune cose che succedono sono reali oppure no. E quindi questo è il lato bello e particolare, secondo me, del libro. Inoltre, il lato introspettivo di Nadir è realizzato veramente molto bene. Mi è piaciuta Nadir perché è una ragazza forte e determinata che è risoluta a scoprire appunto le sue origini. I personaggi, comunque, in generale sono tutti ben costruiti e ben caratterizzati. Ho apprezzato particolarmente il rapporto di amicizia appunto che c'è tra Tom e Nadir, perché Tom è un amico leale, pronto veramente a sostenere sempre Nadir. Inoltre, le nozioni scientifiche che troviamo all'interno del libro non sono mai scritte in modo noiose o difficili, anzi, sono scritte molto bene, ma in maniera facile e la lettura appunto scorre velocemente e sono appunto queste nozioni facili da comprendere anche chi non mastica assolutamente nessun tipo di nozione di biologia. Quindi questo è ottimo e è un romanzo che mi ha tenuta veramente incollata alle pagine fino alla fine, quindi un ottimo romanzo e devo dire che ho letto comunque in generale le varie recensioni che ho ricevuto e le ho trovate, ho letto tutte recensioni molto positive, quindi è un bel libro particolare, non saprei bene neanche in che genere inserirlo, però assolutamente ve lo consiglio.
Passando poi a un urban fantasy per bambini, ho letto Magia e Segreti di Susanna Tagliaferro, un libro anche questo che occhiavo già da un po' che mi piaceva. È possibile trovare i tre volumi, perché è una trilogia, è possibile trovare i tre volumi separati, però appunto c'è questo volume che li racchiude tutti e tre, che tra l'altro in cartaceo mi sembra costi 10,50€, 11€, e appunto li racchiude tutti e tre. Ci sarà un seguito che ancora non è uscito, ma di che cosa parla questo libro? Allora, intanto la nostra protagonista è Adele, è una ragazzina di 12 anni che è sempre presa di mira da compagni di scuola e un giorno in soffitta della sua casa trova il vecchio diario di sua madre. E anche se non dovrebbe, inizia a leggerlo e da questo diario lei scoprirà il suo destino, scoprirà alcune cose sia riguardo sua madre ma anche riguardo se stessa. È un libro appunto adatto a dei giovani lettori, lettrici, però secondo me è adatto anche per chi come me ad esempio a volte legge anche libri middle grade o young adult, perché io ad esempio a me piace ogni tanto trovare qualcosa di leggero e di carino che posso leggere in poco tempo e una lettura ecco poco impegnativa, e questo libro ha fatto proprio al caso mio. È una scrittura molto scorrevole, molto semplice ovviamente, e è stato molto piacevole leggere questo libro anche se appunto io sono fuori target. La cosa che ho apprezzato molto sono stati i personaggi, perché soprattutto Adele, perché sono dei personaggi molto reali. Non sono dei personaggi che si discostano molto dalla realtà, nel senso Adele sembra, può essere tranquillamente una ragazzina qualunque come sono stata io da piccola, e appunto Adele è una ragazzina molto timida, insicura e anche un po' sfigatella e sfortunata, infatti mi ha ricordato molto me quando ero piccola. E appunto seguiamo non solo la parte magica della storia ma anche tutti i vari problemi adolescenziali che Adele appunto incontra durante questi suoi 12-13 anni, e quindi i suoi primi amori, le sue prime cotte. Però appunto tramite il diario che Adele legge seguiamo anche la storia di sua madre e di come ha conosciuto il padre di Adele, ma non solo, scopriamo proprio tutta la vita della madre. È una storia carina, magica, e assolutamente consiglio se siete amanti del genere, è una lettura fresca che si legge veramente in pochissimo tempo, potete leggerla anche ai vostri bambini, e molto carina, aspetto il seguito di questa storia. Altro libro letto è Lunaris, La pietra della notte, un libro di Elisa Cavalli, un libro che io ho amato e che aspettavo da tantissimo tempo. È edito da Rosa De Venti ed è il primo volume di una saga. Lunaris, come descrivere Lunaris? Siamo in un mondo, appunto Lunaris, dove non c'è mai il sole, ma è sempre notte. E gli abitanti di Lunaris prendono la loro magia, la loro energia appunto da queste pietre di luna, dai raggi di luna. Ma Lunaris è appunto protetto da una cupola. Un giorno però succede che viene creata una faglia che porta al nostro mondo, a Solaris. Solaris è un mondo che è lo specchio di Lunaris, dove ogni persona di Lunaris ha il proprio doppio a Solaris. Spero di essermi di spiegarmi bene, non so se ci riesco. Comunque viene aperta questa faglia su Solaris e vengono mandati a Solaris due studenti dell'Accademia, in modo appunto da recuperare la persona che ha aperto la faglia e riuscire poi a chiuderla. Questa più o meno è la storia, ma vi dico già che questo libro sarà presente insieme a Endless, che è sempre di Elisa Cavalli, ve ne ho già parlato nel wrap up mi sembra del mese scorso, saranno tutte e due presenti in un video più approfondito, quindi ne parleremo meglio in quel video lì. Comunque io ho amato questa lettura, veramente è stata fantastica, la scrittrice
Per quanto mi riguarda, bravissima. Questo è un libro che io attendevo da tanto. Avevo aspettative altissime e non sono rimasta delusa per niente. È stata una lettura molto immersiva, piacevole, scorrevole, divertente. Mi è piaciuta veramente molto. Secondo me la trama è originale, anche qua Elisa scrive dei libri per quanto mi riguarda originali. È vero che per esempio a Lunaris ci sono delle cose che possono ricordare Harry Potter, però in generale la storia per come si sviluppa l'ho trovata veramente originale. E il mondo magico è secondo me costruito benissimo, ben strutturato. Mi è piaciuto molto il fatto che le persone comunicassero tra loro attraverso gli specchi. Mi è piaciuto moltissimo, l'ho trovato affascinante. Inoltre, questo mondo è descritto benissimo e riesce appunto a immergerti dentro alla lettura e descrizioni mai noiose, mai prolisse. La storia è narrata in prima persona da Lara, che è appunto la nostra protagonista di 17 anni che frequenta l'Accademia di Magia come incantatrice, perché gli studenti possono scegliere due percorsi, gli incantatori e le incantatrici oppure i guerrieri. E, i personaggi sembrano vivi da quanto sono ben descritti e ben costruiti e caratterizzati e sono veramente molto curati e io li ho adorati tutti, veramente tutti, e soprattutto la sorella di Lara che io ho amato, mi ha fatto morire dalle risate. E la storia è un susseguirsi di segreti, di misteri che portano appunto a farsi un sacco di domande durante la lettura e ti tengono inchiodati alle pagine fino alla fine. E però, appunto, una cosa che ci tengo a sottolineare è che è una lettura divertente. Io in alcuni punti mi sono piegata in due dalle risate, quindi è proprio piacevole da leggere. Assolutamente ve lo consiglio se amate. Comunque il fantasy, se amate questo genere appunto di storie, assolutamente super consigliata, ma ne riparleremo meglio. Dopodiché ho letto il secondo e il terzo volume della serie di Denise e Sara Spagnolo. Allora, il secondo libro è La sfida. Avevo già letto il primo volume un po' di tempo fa, ve ne ho parlato in un wrap-up, non mi ricordo di che mese. Mi sono piaciuti tutti e tre, intanto partiamo da questo. E in tutti e tre i libri ho trovato queste due penne di queste due scrittrici fuse alla perfezione. Una scrittura scorrevole e molto godibile. In ogni volume troviamo dei POV diversi, in ogni capitolo il punto di vista cambia. In questo secondo volume seguiamo il punto di vista di Alex, Amara, Mayara e Andrew. E mi è piaciuto molto poter conoscere meglio questi personaggi, soprattutto Alex, che nel primo volume mi aveva stupito e incuriosito molto, e quindi mi è piaciuto tanto scoprirlo meglio. La parte interiore, introspettiva dei personaggi è curata benissimo in tutti e tre i volumi. Vengono raccontate alla perfezione le loro mille sfaccettature, i punti di forza, le debolezze. È un lavoro, secondo me, ben fatto, questo che ruota intorno ai personaggi, ed è il punto di forza di tutti e tre i libri, che mi sono piaciuti veramente molto, allo stesso modo tutti e tre. E sono storie vere, che sembrano vere, sono storie che coinvolgenti, ci sono un sacco di intrecci amorosi e non, che tengono appunto il lettore attento dall'inizio alla fine. Storie appunto avvincenti, tutte le varie cose lasciate in sospeso vengono chiarite e mi è piaciuto moltissimo. Il terzo volume invece, che è il proibito, seguiamo la storia di Sebastian, Jody, Audrey e Jonah. Però ecco, secondo me, non vi sto a parlare delle trame perché altrimenti sarebbe spoiler, però il filo che unisce tutti e tre questi libri sono i personaggi, veramente super caratterizzati da sembrare reali, delle storie che coinvolgono, e quindi vi consiglio questi tre libri. Tra l'altro, non ve l'ho detto, sono editi da Publishing Flower. Poi, altro libro
che ho letto è il terzo e ultimo volume di Dark and Light, che è La via del crepuscolo di Sabrina Pennacchio. Appunto, è il terzo volume, ho letto gli altri due volumi, mi erano piaciuti molto, anche questo mi è piaciuto molto. È un ottimo, secondo me, finale della trilogia. È un volume interessante con molti colpi di scena che proprio non mi aspettavo, devo essere sincera. Senza fare spoiler, è una conclusione che mi è piaciuta, però appunto non ve ne parlo perché se non avete letto il primo non ha senso. E, in questa storia troviamo un intreccio contorto, che porta appunto il lettore a divorare il libro. Io ho divorato questo libro perché dovevo scoprire come andava a finire questa storia. Come sempre, la scrittura di Sabrina è super scorrevole e questo agevola molto la lettura. E sempre di Sabrina Pennacchio ho letto anche Deep Blue, che è un romanzo breve o un racconto lungo perché sono 120 pagine, che mi è piaciuto moltissimo. È un libro autoconclusivo, un fantasy. La nave da crociera su cui Sasha e la sua famiglia si trovano ha un incidente, insomma, affonda nel triangolo delle Bermuda. E Sasha è stata la sola a sopravvivere appunto a questo naufragio e qualcuno che non sembra essere umano l'ha salvata. 15 anni dopo, Sasha e la sua migliore amica Eloise tornano appunto nel luogo in cui è successo tutto. Perché appunto Sasha deve scoprire se i ricordi che ha di quella notte sono reali o meno. È un romanzo, per quanto mi riguarda, splendido, nonostante sia appunto un romanzo breve, e non credevo che potesse piacermi tanto proprio per le sue poche pagine, perché non è semplice raccontare, per quanto mi riguarda, una buona storia in così poche pagine. Non sono una persona che ama i libri mattoni, però di solito ho difficoltà a immergermi completamente in letture che hanno un centinaio di pagine o in racconti. Ovviamente, come al solito, la scrittura di Sabrina è una scrittura sempre fresca, scorrevole e piacevole. Questa è una storia appunto che trascina il lettore all'interno delle sue pagine, che si legge appunto velocemente, che ho trovato perfetto come lettura da ombrellone. Una lettura estiva, fresca, senza troppi impegni, ma che comunque risulta essere molto molto piacevole. È una trama scorrevole ed emozionante, i personaggi mi sono piaciuti tutti. Ho amato tantissimo Sasha ed Eloise, il loro rapporto di amicizia. È un romanzo che riesce a creare un turbinio di emozioni nel lettore, è coinvolgente, non mancano colpi di scena. È una storia d'amore di quelle che fanno sospirare, ma senza essere smielenze. È una storia adatta ad un pubblico giovane, ma non solo, ed è una storia, secondo me, adatta all'estate, adatta se si vuole una lettura veloce, leggera, una lettura per quando si ha poco tempo. Questa, secondo me, è perfetta. L'ultimo libro, ma non per importanza, è Cernunnos, la resilienza di Linda Lipari. Linda mi ha gentilmente omaggiata del suo libro, anche qua un libro, a parte la copertina che mi piace molto, ma anche questa come Est de Reset, un po' gommatina, a me questa cosa piace da impazzire. L'interno è fatto così, quindi molto semplice, ed è anche questo una lettura che non mi è dispiaciuta per niente. È un young adult, un urban fantasy. La protagonista della nostra storia è Kate ed è nata e cresciuta con la madre a Colonia. Un giorno incontra Ian, che è un ragazzo bellissimo ma molto misterioso, e lui sembra nascondere molti segreti. Kate, con l'aiuto dei suoi amici, appunto, riuscirà a scoprire che cosa nasconde questo ragazzo misterioso. La scrittura dell'autrice è una scrittura molto fluida e questo permette di leggere molto velocemente il libro. Unico appunto che devo fare è l'uso del piuttosto che sbagliato. È una cosa che io
Non lo so perché, ma ogni volta noto e mi dà un po' fastidio perché sbagliare piuttosto che non mi fa capire che cosa vuoi dire, nel senso, il piuttosto che viene utilizzato per dire che una cosa è migliore di un'altra. A piuttosto che B vuol dire che A è migliore di B. Se però viene utilizzato in modo sbagliato, cioè come se fosse un o questo o quello, io non capisco il senso della frase e devo rileggerla. Quindi questo è un appunto che faccio, però detto questo la lettura è stata piacevolissima e il libro mi è piaciuto. È una trama, secondo me, accattivante. La prima metà del libro è un po' più lenta rispetto alla seconda metà, però questo non vuol dire che sia una prima metà noiosa, anzi, assolutamente. Il lettore si fa mille domande e cerca di scoprire questo segreto che avvolge Ian e Kate, di capire questo segreto. Nella seconda metà del libro, invece, la storia si fa molto più avvincente per lasciarti poi con un finale aperto. E ovviamente la voglia di leggere il seguito, che spero esca presto perché devo scoprire come continuerà questa storia. L'ambientazione mi è piaciuta molto, penso sia il primo libro che ho letto ambientato a Colonia. Comunque è un'ambientazione ben costruita. E un'altra cosa che ho trovato splendida, che mi è piaciuta molto, sono i riferimenti alla mitologia celtica, che è una mitologia, per quanto mi riguarda, molto affascinante. E personaggi ben caratterizzati, ben costruiti. Ho adorato Kate. Con Ian ho avuto un po' un rapporto di amore e odio, non sempre mi è piaciuto, però è un libro veramente, ve lo consiglio, è una lettura leggermente diversa, se siete appassionati dei miti celtici assolutamente fa per voi, se amate gli urban fantasy o comunque romanzi young adult. È una lettura secondo me che fa per voi e niente, spero di leggere presto il secondo volume. Bene, quindi queste sono state le mie letture di luglio. Fatemi sapere che cosa avete letto voi o se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!